Siamo qui con Carlo Barone di Riot Games. Ciao a tutti. Che durante Round 1 ha dato un annuncio particolarmente importante, però io voglio fare un attimo un passo indietro e chiederti come si è arrivati alla decisione di istituire poi una VRL italiana. Allora, non chiamarla VRL. Giusto, si Challenger League. In realtà è Challengers Italy, addirittura neanche più League, però vabbè, facciamo finta di niente. Guarda, allora, sapete che era una cosa che insomma stavamo già inseguendo, ci abbiamo provato in realtà già l'anno passato, siamo stati anche protagonisti di una serie di varie discussioni su questo tema. Siamo arrivati in un punto in cui il mercato si è detto pronto, nel senso che è vero, c'è stata una spinta da parte nostra, però se non ci fossero state le circostanze necessarie sarebbe andata altrove, questa è la verità. Quindi ci siamo trovati in una posizione tale per cui aveva senso ed era giusto chiaramente far sì che questa opportunità fosse data al nostro paese. Cosa vuol dire? Se vi ricordate, una delle varie motivazioni erano player base, elo dei giocatori e chiaramente viewership. Sono tre indicatori che in quest'ultimo anno sono cresciuti moltissimo. E questo è stato chiaramente, diciamo così, l'ossatura del business case, passami il termine, che ci ha consentito di fare questo annuncio oggi, in cui sono molto felice. Quando tu parli di mercato, di condizioni che hanno reso possibile tutto questo, e tu credo che oggi l'hai anche sottolineato abbastanza, il discorso è soprattutto la community. Quanto è stata importante la community? Perché sicuramente si è lamentata tanto un anno fa, però non è ovviamente questo della community che ha fatto propendere per un cambio di idea, cioè per un cambio di idea, per un aggiornamento, diciamo, perché così è stato chiamato. Si sono aggiornate le leghe europee, ma è quello che è venuto dopo, cioè aver dimostrato, nonostante magari essere stati messi per un primo momento in secondo piano, aver dimostrato di essere comunque di essere interessati alla scena anche competitiva. Esattamente, il punto l'hai proprio centrato, non è solo un tema di solo lamentarsi. Sì, si sono anche lamentati, anche sonoramente, però lo hanno fatto e poi sono passati dalle parole ai fatti. Esatto. Ossia, i giocatori hanno dimostrato che ci credevano, i team hanno dimostrato che ci credevano, Titanomet Organizer hanno dimostrato che ci credevano, tutti hanno lavorato insieme a noi, se vuoi, per portare questo risultato. È chiaro che la community è stata il primissimo motore, sia con le loro richieste, ma anche con le loro dimostrazioni di credere nel progetto Valorant, che poi è stata la cosa fondamentale. Esatto. E per questo progetto nuovo adesso vi rivolgerete a PG Esports come tournament organizer, con cui tra l'altro ovviamente avete già un rapporto avanzato, essendo official partner, broadcast, ma anche tournament organizer, un po' di cose per League of Legends. League of Legends, sì. Loro sono pronti, quindi, secondo te, a prendere questa eredità, questa missione? Allora, ti dirò un piccolo segreto. Loro volevano che già non sarà più segreto. Che non sarà più segreto, ovviamente. Loro volevano già lavorare su Valorant nel 2021. Okay. All'epoca le circostanze ci hanno spinti a fare una scelta differente. Quest'anno forse queste circostanze ci hanno spinto a farne un'altra. Loro sono sempre stati pronti a lavorare su Valorant, anzi, come ho anche detto durante la conferenza, ci hanno voluto credere sin dal principio, quando nel 2020 avevano già organizzato sia la Radiant Cup sia la Radiant Academy. Quindi non ho nessun dubbio sul fatto che siano in grado di portare avanti questo progetto, soprattutto perché ho visto quello che speravo, ossia la volontà di mantenere l'eredità di tutto quello che è stato fatto in questi due anni. Quindi voler parlare tanto con i caster, quanto con i team, quanto tutti quelli che sono stati gli attori del mondo competitivo di Valorant dal 2021 a oggi. Ultima domanda a cui io tengo particolarmente, ma credo anche tanti. Tu hai fatto vedere, ad esempio, durante la presentazione questa famosa piramide che vediamo ormai spesso anche in altri tipi. No, ma è giusto così, perché giustamente si deve partire dal basso, cioè senza le fondamenta è difficile arrivare in alto. Quindi ti chiedo anche la conferma per quanto riguarda il circuito Tormenta. Rimarrà, continuerà? Sì, assolutamente. Lo scopo è sempre stato quello di mantenere il circuito Tormenta come la nostra base di partenza e mantenerlo come punto di ingresso per
e per entrare in quella che è la challenge. Quindi il percorso competitivo, anzi ora si può dire completo, perché parti proprio dal basso e per quanto tu possa essere nessuno, puoi veramente essere una leggenda. E arrivare chiaro, al top. C'è tanto lavoro, tanta fatica, tanto talento, tanta fortuna, perché ci vuole anche quella, però il fatto di vedere una strada, per quanto lunga possa essere, credo che sia il miglior... Vedere l'obiettivo. Cioè, hai un obiettivo adesso. È sicuramente la miglior offerta che noi possiamo fare ai nostri giocatori. Perfetto, grazie mille Carlo Barone, ancora una volta su eSports Mag, alla prossima e buon eSports a tutti.